Ciao a tutti, io sono Eleonora e vi do il benvenuto in un nuovo video che è un declutter scarpe! Ebbene sì, oggi andremo a vedere insieme quali scarpe devo tenere e pulire, pulire e regalare, anche se in realtà ci sono dei pareri contrastanti su chi dice che le scarpe regalate non vanno bene perché giustamente prendono la forma del piede della persona che le portano, quindi possono tra virgolette dare fastidio se magari uno ha problemi ai piedi. Ecco, io infatti regalerò scarpe che ho messo una, due volte, che sono praticamente nuove. Quelle invece, diciamo, che sono comunque malandate, vecchie o che non uso più, le andrò a buttare perché sinceramente mi sono accorta che prendono polvere. Penso di avere chissà quante scarpe, alla fine metto sempre le stesse. Io poi sono un'appassionata di scarpe, infatti in questo video ne vedrete, secondo me non sono troppe, ma non sono neanche poche. E quindi niente, senza perdermi in chiacchiere, scusate se le vedete sporche, ma io le tengo in questa scarpiera qui che è di IKEA, che però ha una cosa che odio, ossia è aperta sia sopra, vedete, in questi spazi, sia tutta dietro. Vedete? Di conseguenza le scarpe, anche se voi le appoggiate praticamente attaccato al muro, gli entra tutta polvere sia dietro sia davanti e quindi le ritrovo sempre piene di peli perché avendo due cani che fanno la muta sono sempre piene di peli e comunque in generale stando tutto il tempo perché io non le pulisco ovviamente una volta a settimana si sporcano. Ho preso solamente una scarpiera e le altre le ho messe qui ma vi ripeto io le tengo solitamente in due scarpiere così. Fatemi sapere se avete una scarpiera da consigliarmi perché io le voglio cambiare o se mi consigliate tipo un armadio diciamo per le scarpe da mettere magari all'ingresso. Sono tutta orecchie perché una mi si è rotta, questa no, però non mi piace. Comunque, sulle labbra, siccome so che molti di voi lo vogliono sapere, indosso un Extreme Velvet di Mesauda che è un rossetto liquido nella tonalità 204, che è proprio un colore primaverile. Ok, finite le premesse, andiamo a declutterare le scarpe. Mi sono armata di due buste, una che è questa che sarà delle scarpe che voglio buttare, mentre questa è per le scarpe invece che voglio regalare, sperando di aver fatto una scelta giusta, ossia che qui dentro basterà, ecco, per le scarpe che voglio buttare, che saranno maggiori quelle da regalare, però non lo so perché non ho dato un'occhiata a nessuna scarpa, quindi le vedremo tutte insieme. Parto dagli stivali, cioè questi tre stivali, perché in realtà poi ne ho altri qui dentro, però questi sono quelli più visibili, per cui andiamo a vedere questi, che comunque vi dico già che sono quelli più vecchi, quindi sono ovviamente tutti da buttare. Allora, questo l'avevo preso da ASOS. Tra l'altro fatemi sapere se questo genere di video vi piace più con le cose in mano o magari le preferivate indossate, ma magari per quello farò la collezione delle mie scarpe, insomma più avanti se comprerò altre scarpe. Diciamo che io sono una fanatica delle scarpe e ogni anno ne butto e ne compro di nuove, però quest'anno con questo periodo non mi sento tanto di fare shopping. Certo, se mi serve una cosa è ovvio che la prendo, però mirerò meglio i miei acquisti. Va bene, comunque queste le avevo prese online da ASOS, sono praticamente il mio stivale in generale preferito, la mia forma preferita perché ha sia il tacco che mi aiuta un po' a slanciarmi, alzarmi, ma allo stesso tempo essendo largo con un po' di plateau non mi fa male il piede nonostante magari ci cammino tutto il giorno e ha poi una zip laterale di apertura e una finta, io porto il 38, è pieno di peli perché ovviamente sapendo che lo dovevo andare a buttare non l'ho spolverato né nulla. Va bene, comunque questo lo vado a buttare perché è vecchio, infatti si può vedere che qua un po' si è rovinata la pelle, ma dentro si è proprio spellato, lo so che è una scena schifosa, però l'ho conservato apposta per farvelo vedere perché se li buttavo poi non c'avevo niente da mostrarvi e niente, mi si è consumato perché io comunque prendendo la pioggia come tutte le persone normali, avendo magari i calzini bagnati a forza di strusciare si è rovinato, però questo mi è durato o 2 o 3 stagioni addirittura invernali e avendolo pagato su ASOS tipo 20-30 euro mi è sembrato un ottimo prezzo, è del brand tipo Pull&Bear mi sembra, comunque questo lo vado a buttare.
Poi passiamo a questi. Questi erano i miei stivali preferiti. Li ho comprati tipo 5 anni fa. Mi piacciono perché aderiscono completamente al piede. Poi hanno questi lacci qui davanti, un po' tipo stile scolaretta. Sono molto 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 carini. Però si sono un po' rovinati, cioè non più di tanto, a parte qualche pelo. Più che altro si è un po' spellato il tacco, ma quello è normale. L'unica cosa è che praticamente qui mi è caduta della tinta sulla punta di questo e quindi non viene più via. Ho provato a pulirlo, ho provato ad utilizzare sgrassatori, prodotti per le scarpe, ma non mi è andato via e niente, va bene, quindi li vado a buttare, anche perché ripeto, comunque hanno 5 anni. Questi erano di H&M, della linea Divided, e quindi va bene, ok, hanno fatto la loro storia. Tra l'altro, fatemi sapere qual è il vostro sito preferito di stivali e soprattutto fatemi sapere voi cosa utilizzate per pulirli. In questo video voleranno peli ovunque. Ultimo stivale, diciamo che era in vista, è questo qui, che ho comprato, se non erro, da Pittarello o Pittarosso, uno dei due, che mi piaceva tantissimo perché aveva tutte queste borchie qui laterali, sempre con un contacco, sempre con un po' di plateau. Mi devo andare a lavare le mani. L'unica cosa che vedete, si è spellato internamente qui agli angoletti. Poi mi ci è cascato ultimamente il fondotinta e siccome anche qui sapevo di doverli buttare, non li ho nemmeno puliti. Però vabbè, ovviamente quando non li usavo più, ecco, diciamo, li ho tenuti semplicemente per mostrarveli, e quindi anche questi vanno nel secchio. In tutto ciò ho già riempito la busta. Proseguiamo con il primo cassetto. Allora, nel primo cassetto ho queste scarpe che sono state un regalo di Claudio per il mio compleanno. Sono delle décolleté prese da Prima Donna, che hanno questo tacco fino. Sono le uniche scarpe, diciamo, che hanno questo tipo di tacco, perché io sembro un po' un pinguino quando cammino, oppure avete presente tipo i tirannosauri, ecco, con le ginocchia piegate, perché non sono tanto brava a, cioè, non avendole mai portate ovviamente non sono capace. E comunque la cosa bella è che sono tutte glitterate, sono recenti perché comunque me le ha regalate a ottobre e le ho indossate solamente 3 volte. L'unica cosa è che, essendo tutte glitterate, io ho provato a pulirle, vedete, ma è venuta questa cosa che non so come fare a levarla, a pulirle. Mi date un consiglio per pulirle? Diciamo, la non è stoffa, è tutta glitterata in rilievo la composizione di questa scarpa, e quindi è un po' difficile da pulire. Se le riuscirò a pulirle, comunque le voglio tenere, perché sono comunque le mie scarpe preferite. Altra scarpa, sempre diciamo décolleté, però con un tacchino, un tacchetto più basso, vedete? Sono un po' tipo stile principessa, unicorno. Queste le ho comprate da H&M, sono un tipo di scarpa olografica. Le ho pagate semplicemente 6 euro, quindi veramente poco, ecco perché le ho prese. Perché ovviamente non è un paio di scarpe che indossate così da tutti i giorni, però le ho prese ad esempio per le cose come carnevale, insomma, se ti vesti, ti travesti da principessa o qualcosa, possono essere utili. È un paio di scarpe che non indosso quasi mai, però le tengo perché appunto per quelle occasioni particolari sicuramente possono far comodo, magari anche tipo una foto con qualche accessorio, è sicuramente carino. Se voi sapete degli outfit dove poterle abbinare, secondo me anche con un total look nero non sono per niente male. Poi sono basse e queste sono facili da portare, almeno per me, ovviamente magari per qualcuno è facile pure quella di prima, per me no. Ok, ho anche pensato poi di dividerle, che le dividerò insomma per categoria, così almeno do un senso, perché vedete adesso qui c'è uno stivale. Io ho solamente 2 paia di stivali alti, diciamo che molti, quasi tutti, li sconsigliano per chi ha le gambe, le cosce grosse, cosa che ho io. Però sinceramente mi è un po' passata la fissa di ascoltare cosa devo e cosa non devo mettere, perché ho passato una vita a privarmi di cose e sono stanca, quindi metto quello che voglio mettere, poi se alla gente non piaccio si gira dall'altra parte. Comunque sono degli stivali alti, simili diciamo agli stivali che avete finora visto, vedete, solamente che hanno qui il lungo. La cosa bella di questi è che, essendo morbidi, anche per chi magari ha un polpaccio un po' più grandi possono entrare. La cosa scomoda è che questa qui purtroppo non si fissa, quindi tende un po' a scendere, quindi ecco, un po' scomodo questo. Comunque questi li ho presi
prezzi sul sito di Bow, pagati intorno alle 30-40 euro e vestono giusti, cioè io porto un 38, questi sono un 38 e mi stanno bene. Altra scarpa, diciamo che secondo, cioè per me è estiva, è questa qui, che è questo sandalo, praticamente che ha il sotto in sughero. Questi io li ho presi da Stradivarius, sono un color cammello, li ho pagati in saldo tipo 15 o 20 euro, li ho indossati due volte, devo dire la verità, un po' mi fanno male, nonostante hanno comunque il plateau e il tacco largo, perché comunque qua un po' bruciano, però col fatto che l'estate fa caldo, secondo me più per la primavera sono consigliate, ecco, e comunque sono morbidi internamente, cioè non fanno male per quello, è proprio col caldo che strusci, capito, si scalda tipo il piede e bruciano un pochino, però sono molto belle. Io non avevo una scarpa di questo colore, mi sono innamorata appena l'ho vista. Stradivarius tra l'altro ce le aveva bianche e nere, e il primo cassetto è andato. Questo è il secondo cassetto, che vi faccio vedere solamente così, poi ritiro su perché sennò non ci si capisce nulla. Anche in questo caso è composto da varie scarpe. Le prime fra tutte sono delle Soatte, sono quelle simili, diciamo, che vanno molto di moda tra i giovincelli, che sono larghe. Vedete questo genere di ciabatta qui, solamente che ha un unicorno, sono bianche, quindi le vedete un po' sporche, ma essenzialmente è solamente perché sono bianche. Queste si trovano su ASOS e stanno intorno alle 13 euro. Diciamo che di ciabatte non ne ho, a parte quelle invernali estive, ho solo queste e un'altra infradito, per cui queste le tengo finché non ne trovo un'altra che mi piace. Per me trovare delle ciabatte è tipo, poi non so se si chiamano ciabatte, penso ciabatte, è tipo una sfida impossibile, perché non me ne piace mai nessuna. Sostanzialmente queste mi piacevano solamente perché erano bianche con l'unicorno, ma la forma, per dirvi, non mi piace, però sono comodissime, hanno anche l'incisione delle dita, quindi sicuramente fanno, cioè non, sono molto comode, ecco, per casa. Io ci sono anche andata al mare, però ripeto, non sono esteticamente il genere di ciabatta che piace a me, ma avendo solo quelle, ecco, le tengo. Un altro paio di scarpe, che queste le fa sempre H&M e soprattutto le mette sempre in sconto, sono queste zeppe che io ho comprato sia nere che oro. Le nere non so dove sono. Allora, le ho messe pochissimissime volte, sono molto carine perché comunque vedete hanno una zeppa simil sughero e questa banda oro, che con la bronzatura o se siete mediterranei è qualcosa di bellissimo. L'unica cosa è che a me un po' stringono, cioè nel senso l'estate mi si gonfiano un po' i piedi, quindi queste mi stringono un po' cioè sopra, e quindi sembra un po' una salsiccetta quando le indosso, perché sennò sul piede veramente stanno benissimo, per cui queste le regalo e le ho pagate queste in sconto sempre sulle 10-15 euro. Un altro paio di sandali sono questi qua, molto belli, sono un sandalo nude color pelle, che ha però la trama serpentata, un po' stile animalier, per rendere comunque un sandalo da classico un po' più grintoso. Ovviamente io lo so che i miei gusti in fatto di scarpe possono anche fare schifo, però ecco, sono comunque gusti personali. Queste le avevo prese da Globo, sempre comunque i prezzi sono quelli, io compro le scarpe al massimo 40 euro, tranne quelle da ginnastica, però per sandali, queste cose, perché siccome mi stufo, cambiano le mode eccetera eccetera, non spendo quasi mai tanto per delle scarpe. Queste le avevo prese da Globo e mi sono piaciute tanto, le ho indossate 3-4 volte, però considerate che io le ho comprate tipo ad agosto, per cui c'è fine stagione in poche parole, e sono anche abbastanza comode, devo dire la verità, non mi pensavo, e quindi vabbè, queste le tengo. Stivale, uno stivale, questo è un po' particolare, preso su ASOS, questo sta intorno ai 40 euro, è bellissimo. Allora, è in velluto, è a punta, io solitamente vedete che le punte le porto sempre come si dice, tonde. Questo è, penso, l'unico, o sono due quelli a punta che ho, e mi piace tantissimo. Ha un anello oro con delle perle, cioè molto molto particolare, e ha il tacco sempre largo. Questo è uno di quei stivali, scusate i peli, che io porto sempre nelle cerimonie, nelle occasioni ovviamente invernali, che richiedono comunque eleganza, che a me piacciono tanto sinceramente. Fatemi sapere voi cosa ne pensate. E questi ovviamente li tengo, hanno anche la zip oro, sono fatti veramente molto molto bene. Questi poi ce l'ho da tipo 3 o 4 anni e si sono mantenuti. È vero che li utilizzo poco, ma se vedete il velluto
comunque tutto intatto, non ho avuto problemi, anche se molto spesso struscio i piedi l'uno con l'altro. Ultima scarpa, che è una scarpa da ginnastica, che questa deve fare un lavaggio in lavatrice, sono delle scarpe della Puma, sono delle classiche, mi viene a dire sneakers, non so neanche pronunciarlo perché io non me ne intendo molto di scarpe da ginnastica. Comunque sono in assoluto il mio modello di scarpa da ginnastica preferito. Io porto sempre queste, infatti ne vedrete diverse. Queste qua praticamente le ho indossate tantissimo, le compro sempre in sconto o su Asos o sui negozi a fine saldi. Ecco perché ne ho diverse di tanti colori, e queste sono bianche col fondo marrone. Mi piaceva proprio questo contrasto perché tutto bianco magari era un po' noioso. Io avendone poche di scarpe da ginnastica ho dovuto scegliere, comunque queste le tengo e le metto in lavatrice. Anche il secondo cassetto è andato. Terzo cassetto è un po' un mix di scarpe e ora le andiamo a vedere insieme. Allora, il primo paio sono queste Dr. Martens, che saranno penso le scarpe della vita, che non butterò mai. Sono l'unico paio di scarpe di stivale, in particolare costoso, che ho, perché costano 200 e passa euro, me le ha regalate Claudio. Queste qui sono delle scarpe, degli stivali di una limited edition, questo colore qua diciamo, però ovviamente esistono altri tantissimi colori. Allora, c'è chi ritiene le Dr. Martens delle scarpe brutte, c'è chi le chiama Martens e Martens, io ancora devo capire. Comunque, antisesso, chiamiamole così. Però a me piacciono, a parte sono comodissime, e poi non lo so, sono un paio di scarpe che secondo me abbinate sia con jeans sia con vestiti per l'uso quotidiano possono stare bene. Sono anche pratiche per chi fa tipo la settimana bianca, che, perché tengono davvero molto caldo. Infatti sono degli stivali che a me prevalentemente piacciono per l'autunno e inverno. C'è anche chi li indossa d'estate, infatti io voglio sapere se c'è differenza tra un modello e l'altro, nel senso che se fanno una linea prevalentemente estiva o invernale, se cambia o sono sempre pesanti, perché ho visto un paio bellissimo tutto borchiato, però se è pesante come questo sicuramente cioè lo comprerò, ma molto più in là, ecco, non mi metto da parte i soldi adesso, ecco. Va bene, comunque a me piacciono tanto, anche il colore, perché è un colore borgogna barra nero, comunque può sembrare nero di notte, quindi va benissimo con tante cose. E poi i lacci, le cuciture gialle lo rendono un po' più particolare, questo ovviamente li tengo. Allora, poi ho queste scarpe io le nomino francesine, anche se non sono proprio francesine, però il modello più o meno, il genere è quello. Eccole qui, queste le ho comprate su un sito che rivende tutte scarpe molto economiche, se non erro si chiama Mag Shopping, vabbè, comunque se riesco vi scrivo bene tutto nell'info box. Sono del brand Janessa, che viene rivenduto anche, ho visto, nelle bancarelle oppure nei negozi quali tipo Jessica a Roma, sulla Tuscolana sta. Comunque sono delle francesine carine che io utilizzo soprattutto con i vestiti. Non è un modello di scarpe che proprio mi fa impazzire, però siccome, ecco, io non ho mai indossato questo paio e mi volevo togliere lo sfizio, me le sono comprate e devo dire che le ho anche indossate. Questa è abbozzata, non ho ben capito perché, e hanno anche un tacco bello largo. Mi sbrigo perché sennò questo video non finirà mai. Poi ho due paia di scarpe, vabbè, questo che presi, o due o tre stati fa, forse anche quattro, che andavano molto, però tipo sandali, chiamiamoli schiavi, da schiavi, non so come definirli sinceramente, anche perché è una brutta descrizione. Comunque hanno tutte queste borchie sia laterali sia sopra, che prima mi piacevano molto, adesso non lo so, non saprei come abbinarle, quindi le regalo, anche perché sono nuove, c'è anche il tacco, non è per nulla consumato, le borchie sono tutte intatte, cioè non lo so, le regalo. Poi se non piacciono io non le butto, ve lo dico, perché sono una di quelle persone che se non trova casa alle cose le tiene. Andiamo avanti con queste scarpe qui, che sono le scarpe diciamo che stavano nell'altra scarpiera. Qui ovviamente ci sono dei buchi da riempire, che riempirò dopo. Allora, la prima cosa che mi è capitata è sta ciabatta, che ve la devo mettere proprio così, perché è una ciabatta tipo stile mia nonna.
va bene, che tra l'altro non c'è la compagna, per cui questa va direttamente nel secchio. Sono delle ciabatte che non so perché ho comprato, non me lo chiedete. Anzi, se voi mi dite un sito che vende delle ciabatte carine, fatemelo sapere che quelle mi servono. Mi vado un attimo a lavare le mani perché non gliela posso fare. Allora, poi ho questo paio di stivali, che è un paio di stivali che io non ho mai indossato. Me li aveva mandati un rivenditore da Amazon e io ero tutta felice perché ho detto wow, questi terranno caldo perché qui hanno tipo la niccia, insomma così. In realtà io, avendo i polpacci tipo piccoli, me lo ingrossano tantissimo, quindi sembro, non lo so, un mezzo gabibbo, per cui secondo me questo genere di stivale sta bene a chi comunque ha la coscia magra, perché essendo che è tagliato sotto al ginocchio, non lo so, non mi piace l'effetto, però magari è una mia fissa e sicuramente magari mi sta meglio di quello lungo, però a me personalmente non piace, siccome sono nuovi, li ho solamente provati, questi anche li regalo. Poi ho queste ciabatte di The Zenis che è tipo un unicorno, ma è un rosa talmente chiaro e slavato che non so neanche se si vedrà, e hanno il fondo blu. Non le ho mai indossate, però sicuramente in sostituzione di quelle che vado a mettere a lavare, ecco, queste le indosserò, quindi queste le tengo e le posiziono un attimo qui. Altre scarpe, diciamo, estive barra primaverili, sono questi sandali qui che io ho comprato da Jessica, se non erro, o su Zalando, una cosa del genere. Comunque sono un sandaletto che io, quando l'ho comprato, avevo camminato tanto, avevo i piedi gonfi, per cui mi stavano perfetti, perché io, dovete sapere che porto 38 ma di alcune scarpe 39. Siccome era estate, avevo i piedi gonfi, il 39 mi stava perfetto. Poi sono tornata a casa, il giorno dopo li volevo indossare, non avendo camminato mi stavano larghi, per cui questi li regalerò. Sono nuovi, mai indossati, cioè provati solamente al negozio e una volta a casa. Sono carinissimi, sono rossi, che hanno tutte queste perle e borchiette sia sul davanti sia sul tacco, e hanno un laccetto sulla caviglia. Sono molto molto carini e non sembravano neanche scomodi, sinceramente. Poi a me il rosso è un colore che non porto, lo porto solamente in estate, tipo autunno, così inverno non mi piace. Poi un paio di stivali recenti che ho comprato sono questi qua, che ho comprato a Londra, quando sono stata a Londra, che da Primark, pagati, pensate, solamente 6 sterline, quindi tipo 8 euro. Non so se tutti i Primark sono uguali, ma credo di no, e hanno questo gancettino qui sopra che mi piace tanto, e la zip qua. Ovviamente questo è un paio di stivali che ce l'ho da tipo 2 mesi, per cui lo tengo, e mi piace che anche questo particolare, cioè un semplice stivale nero, però comunque ben accessoriato, secondo me, considerando che io mi vesto sempre di nero, almeno dà quel tocco in più. Quando trovo l'altro, comunque va bene, intanto lo poggio qui sopra. Poi mi velocizzo perché oltre a quelle ce ne stanno altre che ancora non entrano, quindi va bene. Allora, questi sandali li ho comprati sempre da Globo. Sono dei sandali semplicissimi, piatti questa volta, che hanno un laccetto in vita. Devo dire la verità, inizialmente mi hanno fatto la classica vescica dietro, però dopo dovevano solamente essere portati. La cosa figa è che sono tipo oro, cioè sono tipo un oro bianco, che soprattutto con l'abbronzatura per le sere d'estate mi piacevano tantissimo. Questi li ho purtroppo comprati a fine agosto, quindi ho potuto indossarli poco, però quest'anno sicuramente le indosserò di più e ovviamente le tengo. Visto che siamo in tema sandali, vi mostro un altro paio, sempre preso al Globo. Queste scarpe, al Globo vi consiglio di andarci, che ci stanno tante scarpe veramente a poco. Comunque queste scarpe praticamente sono dei sandali che hanno del raso e il tacco rosa, vedete, con tutto il plateau rosa, sono veramente fighe. E la cosa che mi piace, che io solitamente non avevo mai portato, è il fatto che hanno questa cosa sul...
così, sul palmo del piede, no, sul palmo, sul davanti del piede, ossia di solito io le ho sempre comprate che erano così, invece adesso queste hanno questa stecca qui che rende il piede secondo me molto più sexy. Sono delle scarpe che non a tutti possono piacere, la particolarità è quella del tacco rosa e qui che è tipo lucido, ok? È lucido, mentre qui è stoffa. Sono delle scarpe che io ho indossato, sono molto comode anche se sono alte. Io quando intendo molto comode è ovvio che non intendo per andare a un prato o a correre, intendo che se volete essere eleganti, insomma, e volete portare i tacchi, rispetto a molte altre scarpe che vi fanno male dopo 2 minuti, queste sono comode, ecco, questo è il sunto. E niente, ve le straconsiglio, sicuramente da Glovo le trovate ancora, da Glovo. Glovo è quello che mi porterà la pizza stasera, no, sto giocando, però ho voglia di pizza e forse è per questo che ho pensato a Glovo. Qui vi dovete mettere le mani nei capelli, perché vi mostro questi sandali obbrobriosi, super brutti, vecchissimi, che cioè in realtà il sandalo mi piace tantissimo, è un sandalo che io ho preso da H&M e per quanto mi piace l'avevo preso anche in nero. Mi piace il fatto che è basso, comunque non è altissimo, col tacco bello largo, e che è soprattutto facile da portare anche d'estate, anche se dovete fare le camminate lunghe, solamente che è tutto vecchio, è sporco, credo che magari lavato possa anche pulirsi, però qui ad esempio è tutto rovinato, quindi è arrivata l'ora. Comunque mi sono durati tipo 5 anni e per essere H&M non è assolutamente poco. Ovviamente 5 anni parlo di solamente le stagioni, quelle calde, perché ovviamente non tutto l'anno. Quelli neri invece li ho buttati l'anno scorso, perché quelli neri li portavo praticamente tutti i giorni. Questi ovviamente essendo rossi dovevo saperli abbinare, ecco, non erano per un uso quotidiano. Ok, altro stivale è uno stivale lungo che è sempre un color cammello. Questo l'ho preso sul sito, se non erro, di Boho. Comunque è uno stivale bellissimo, l'ho portato pochissimo perché non so come abbinarlo, quindi l'ho indossato solamente 2 volte, entrambe le volte con un vestito dello stesso identico colore, però secondo me anche col nero sta bene. Il problema è che come quello che ho dato via, arrivandomi sopra al polpaccio, è vero che questo è più aderente rispetto a quello con la maglia, però sotto al polpaccio non mi piace tantissimo, però voglio dargli qualche altra occasione. Comunque è nuovissimo, cioè proprio veramente nuovo, e lo metto qui per il momento, poi lo poggerò meglio. Altro stivale, questo è uno stivale che io ho portato pochissime volte, ne avevo tantissimi così, ma effettivamente è veramente alto, cioè non lo porto più perché quando metto uno stivale sto via tutto il giorno, quindi sostanzialmente è bellissimo, perché anche tipo le nappine, no? Vedete quanto è bello, di questo bel borgogna, però è troppo alto, quindi boh, non lo so. Poi questo veste largo nonostante è un 38, quindi questo per ora lo metto in forze. Un altro sandalo che ho comprato è questo qui, che è di Diverso, l'ho preso da Diverso, è un sandalo rosa, molto bello con questi intrecci sopra, diciamo alla caviglia, sulla caviglia davanti, mi piace tantissimo. Questo rosa è un rosa tipo slavato, molto chiaro, che tipo rosa antico, che secondo me d'inverno non mi piace, perché è tipo il mio colore di pelle, mentre con l'abbronzatura, secondo me, o se siete mediterranee, mulatte, insomma con la pelle già bella, tutta dorata, sta molto molto meglio, e quindi niente, io lo indosso prevalentemente l'estate, anche qui tacco abbastanza alto, però l'estate li porto molto più volentieri, forse perché peso di meno l'estate, va bene, questi li tengo. Allora, delle zeppe che ho comprato sempre da Glovo, pagate tipo 10 euro, erano in offerta 8 euro addirittura, forse, sono delle zeppe bianche. Io generalmente, come avete visto, di zeppe non ne ho, non è un modello che porto, però ho visto che quest'estate, insomma questa primavera, saranno un trend. Poi hanno una caratteristica che a me piace tantissimo, ossia le borchie, e poi hanno tutte queste intrecci tipo simil paglia, che è
una delle cose che mi piace di più l'estate. Infatti, secondo me queste con un bel vestito, con un cappello di paglia, sono bellissime. Comunque poi le ho indossate perché sono comode, cioè secondo me le zeppe è una delle scarpe estive più comode in assoluto, che ci potete fare anche chilometri e chilometri. Infatti io avevo tempo fa anche delle zeppe per andare addirittura in spiaggia, poi vabbè con l'età insomma la forza diminuisce, per cui ok, vabbè, sto divagando, sto inventando storie. Queste le metto lì. Delle scarpe basse proprio, che sono, diciamo, stile, non lo so, mi viene da dire egiziano, ma non so se sia corretto. Comunque guardate che belle, hanno tutti questi Swarovski qui davanti, più che altro pietre, non sono Swarovski, e sono oro. Sono molto belle anche queste per l'estate, insomma, hanno la catenella per la caviglia. Sono molto belle secondo me, e allo stesso tempo sono dei sandali che possono andare bene secondo me per tutti i giorni, ma anche per delle occasioni. Io però mi sento di darle via perché ce l'ho da tipo 2 o 3 anni e le ho indossate solamente 2 volte, perché comunque, diciamo, non sapevo cosa mettere, ho visto queste, non le mettevo mai, ho detto mettiamole, quindi prima che magari le rovino, perché adesso sono intatte, ecco, preferisco darle via. Qui Paperino mi fa un baffo perché ho queste décolleté che sono gialle praticamente, anche se dalla videocamera a me sembrano tipo verde lime, ma in realtà è proprio un giallo fluo da pazza. Sono delle décolleté però non a punta, tonde, con un tacco un po' medio, lo definirei, non troppo stretto ma neanche largo. Sono delle décolleté che io avevo preso su un sito con una collaborazione, le ho indossate solamente 2 volte perché ovviamente sono molto particolari. Però anche queste secondo me sono un paio di scarpe che se non hai vuoi, e se ce l'hai non le porti, quindi per magari delle occasioni, delle cose particolari, preferisco tenerle. Se poi mi accorgo che magari non le tengo, in un prossimo decluttering le darò via, ma per il momento, essendo una scarpa che non si trova facilmente in commercio, o se si trova costa tipo 40-50 euro e per una scarpa che magari indosso poco non mi va di spendere, ecco, per il momento la tengo. Altra zeppa è questa qui di H&M, che è la versione, io avevo poco fa vi ho mostrato quella oro, adesso vi mostro questa che è quella nera, solamente che al contrario della oro questa non ha le fasce che stringono tantissimo. Sarà che magari l'ho allentata portandola di più, e sarà che comunque anziché essere lucida è tipo di stoffa, quindi è più morbido per il piede. Comunque queste le ho indossate molto e continuerò a indossarle. Sono un po' rovinate internamente la suola, però per il resto esteticamente no, cioè né i lacci né nulla, quindi comunque queste le tengo. Allora, un altro paio di scarpe, sapete che ormai avete capito che l'estate mi piace il rosso, ecco, queste sono belle, a me piacciono molto, solamente che mi si sono sporcate e io non sono riuscita a pulirle, quindi se mi fate la cortesia di dirmi come posso pulirle, ecco, mi fareste una grande cortesia. Comunque sono delle scarpe che io ho preso online, se non erro, sono su Zalando, a punta, vedete, hanno questo tacco così, ah no, forse da Jessica le ho prese, e hanno la fascia sulla gamba. Sono delle décolleté facilmente portabili, che mi piacciono molto, però mi si sono sporcate qua di nero, e essendo tipo pelle, cioè non pelle, vabbè, simil velluto, non so come dire, non viene pulito. Ho provato a strofinare ma nulla. Comunque queste le tengo perché mi piacciono, le ho comprate l'anno scorso, per cui insomma possono fare almeno un'altra estate. Poi all'outlet della Nike ho comprato queste scarpe che sono molto vecchie, però hanno davvero tanti anni, ma non sono più di tanto rovinate, per cui le tengo. Queste le uso magari quando vado a fare tipo qualche scampagnata, insomma così, quindi tipo da battaglia, per cui insomma perché buttarle. Adesso vedrete tipo una carrellata di sandali neri. Allora, ho questi qua di Zara, comprati l'anno scorso, che nonostante sono alti abbastanza, sono anche questi comodi. Hanno la particolarità che anziché essere tondi, in punta sono quadrati, perché era la moda dell'anno scorso. E niente, mi piacciono tantissimo, sono comodi e io li porto spesso, quindi vabbè, li tengo. Li ho pagati intorno alle 40 euro, non sono mai andati ai saldi. Comunque Zara questi li ripropone ogni anno.
L'altro paio è questo qui che ha questo tacco un po' particolare, tutto simile, sembra diamantato, in realtà è tipo plastica. Comunque questo è lucido, questi li ho trovati dal Globo e li ho portati tantissimo perché anche questi sono molto comodi, hanno un tacco largo, non è alto, quindi per l'estate mi piacciono tantissimo, anche in primavera, quindi ovviamente questi li tengo. Un sandalo che invece è molto alto e non mi piega bene il piede è questo, che è vecchissimo, infatti si sta tutto aprendo, vedete qua si sta sfoderando il tacco. È vero che questo si può reincollare, però tanto io non lo metto, ovviamente non posso regalarlo, quindi questo lo vado a buttare. L'avevo preso da Jessica e l'avevo pagato tipo 15 euro, mi è piaciuto tanto, è durato tipo 4 estati, quindi comunque il suo l'ha fatto. E la cosa figa che mi è piaciuta di questo è che comunque non si è rovinato il tacco, cosa che solitamente quelli di Jessica mi fanno. Poi vabbè, ho degli stivali da battaglia, questi qua presi online sul sito di ASOS, e questi si stanno tipo spellando tutti. Non so se lo vedete, e sono tutti sporchi perché, ripeto, non li ho puliti prima di darli via, cioè di buttarli non ha molto senso, quindi questi hanno fatto il loro e li butto. L'anno scorso mi serviva un infradito perché dovevo andare al mare, per cui me l'ero scordata, sono passata da Tezenis, visto che ce l'avevano tipo a 3-4 euro, forse 5, e ho comprato un infradito. Ecco, si è tutta rovinata, cioè in una stagione, tra l'altro l'avevo presa dopo i saldi, quindi parliamo di o metà luglio o fine luglio, quindi l'avrò usata sì e no 3, 4, 10, 5 settimane, ma proprio esagerata, mi ha fatto questo lavoro, quindi io non comprerò più ciabatte da Tezenis. Poi un sandalo bellissimo, cioè in realtà non so come definirlo, questa è l'unica scarpa che ho di questo modello. Ho sempre pensato che mozzassero la figura e i piedi, invece mi è piaciuto tantissimo, l'ho presa dal Globo ed è praticamente una scarpa che copre tutto sopra il piede. Tutte l'anno scorso o comunque a settembre, quindi sicuramente le potete ancora trovare, e ha tutti questi mirigoro brillantini che rendono la scarpa molto più carina. Lascio intravedere solo le unghie, solitamente quelli che lasciano troppe dita delle volte non mi piacciono, queste solamente le unghie. E poi mi piace perché ad esempio qua è oro, quindi è molto ben rifinita, decorata, insomma mi piace tanto. Poi da Globo, ripeto, l'ho pagata sì e no 15-20 euro, esagerare, per cui l'ho indossata molto e è come nuova, per cui promossa. Ultime scarpe e poi vi saluto, sono delle Puma color tipo prugna, rosso, borgogna, vabbè, comunque queste qua le tengo perché le uso sempre, infatti sono un po' sporchine e le metterò in lavatrice. E poi altra scarpa che ho comprato è questa qui, in un negozio che se non erro si chiama Kire, comunque sta a Roma S se siete di Roma, ed è una scarpa che ho pagato tipo 6 euro, è di questo genere, tipo a tronchetto, e mi piace perché da un lato ha le pietre e dall'altro è senza, è fatta bene, non è altissima, è pratica secondo me per tutti i giorni, per comunque insomma l'inverno, l'autunno, ecco, eccetera eccetera. Ok, l'ho appoggiata un attimo qui. Ebbene, ora vi faccio vedere la busta. Questa qua delle scarpe da buttare è assolutamente piena, anzi se voi avete contato i paio di scarpe che ho, fatemelo sapere totali, e fatemi sapere anche i paio di scarpe che ho buttato e quelli che ho regalato, così vediamo se siete stati attenti. Mo tiro su anche l'altra. Eccola qui, anche questa bella piena, quindi direi che sono stata abbastanza brava. Adesso vado a pulire per bene le scarpiere. E niente, noi se vi va ci rivediamo al prossimo video, fatemi sapere se volete anche la stessa tipologia, sto ballando, per quanto riguarda il declutter dei vestiti, perché sinceramente anche di quello devo fare il cambio stagione, visto che siamo in primavera, e quindi approfitto per buttare le cose vecchie o che non uso, che si sono rovinate, o quelle che non indosso più per regalarle. Fatemelo sapere, io vi mando un enorme bacio, lasciate un like e noi se vi va ci rivediamo alla prossima, ciao!